è quella di mettere non più a disposizione delle varie aziende sanitarie i locali, ma costituire una società mista in cui confluirebbero tutti i locali, che verrebbero poi sostanzialmente venduti a dei privati e di conseguenza poi le aziende dovranno pagare l'affitto, naturalmente anche continuare a farsi la manutenzione, per cui sicuramente un'operazione che ha tempi neanche tanto lunghi, senz'altro a perdere, ed è comunque il primo passo per la privatizzazione dei servizi. È già sostanzialmente previsto che i servizi più appetibili verranno dati in gestione ai privati, quindi si può capire cosa questo possa significare. Per cui è importante che la cittadinanza prenda coscienza di cosa sta capitando, perché la sanità è sicuramente di tutti, non certo soltanto di chi ci lavora. Per cui sarà sicuramente nostro compito mantenere l'informazione su questo aspetto e cercare di capire come evolverà e coinvolgere il più possibile chiunque. Okay.